Ciao ragazze, bentornate, un nuovo video. Allora, oggi vi parlo degli ombretti 3D Essence. Eccoli, sono inquadrata? Sì. Degli ombretti 3D della Essence. E niente, che dire di questi prodotti? Allora, sono 2, 4, 6, 8, se non erro nella gamma sono 9. 9 ombretti. La confezione solita, normale, devo vedere se è possibile depottarla così faccio spazio. Abbiamo per tutti e 9 ombretti, sì, doppio colore, e sono tutti ombretti glitterati. Sto guardando gli ombretti, sono tutti ombretti glitterati. Io li ho provati tutti e 9, ve li faccio vedere uno per uno. Allora, questo è il numero 08, il trucco che su oggi l'ho fatto con questi ombretti. E l'ho fatto con appunto lo 08 e con lo 09. In più ho dovuto aggiungere un altro marrone matte perché la gamma non lo prevedeva. Vi faccio vedere lo 08. Eccolo qui. Muovo un po' perché lo vedo in luce, ma non so. Forse così? Così? Non so. Allora, scriventi sì. Caduta libera, sì, sono più scriventi con il pennello bagnato, come tanti ombretti. Io ho provato, come vi dicevo, tutti gli ombretti. Questo, principal modo 08, mi piace molto, infatti vedete l'ho utilizzato, però l'ho dovuto utilizzare bagnato, perché è asciutto come se non ci fosse. Cioè, nonostante ci sia una differenza fra i due colori, non so se si vede... Nonostante questo i colori non si vedono. Poi, altro colore della gamma, 09. Qui abbiamo un taupe chiaro, diciamo, e un fango più scuretto. Non so se si vedono. Eccoli. Più in ombra. Questo l'ho utilizzato asciutto e viene bene, quindi immagino che bagnato sia ancora più intenso. Stesso discorso per il numero 04, anche qui abbiamo due tinte di, diciamo, beige e marroncino, sempre glitterato. Poi passiamo al numero 07. Il numero 07 si chiama Irresistibile Smoky Eye ed è praticamente proprio per lo smoky eye. L'ho utilizzato, mi è piaciuto tanto, non fa moltissimo fallout, anzi mi ha stupito. Se ne trovassi un altro di questo, solo di questo, di tutta la gamma, lo riacquisterei perché mi è piaciuto tanto. E fare lo smoky con questo mi è risultato facilissimo, avevo già due colori perfetti. Naturalmente abbiamo il grigio e il nero, come appunto richiede giustamente anche uno smoky eye. Eccolo qua. Poi passiamo ad un colore che non mi è piaciuto per niente ed è il numero 06, Irresistible Marmite Kiss, ed è questo verde. Che verde sei? È un verde, ma neanche acqua marina, forse un ottanio chiaro, direi, un ottanio molto chiaro. Lo metto sia in luce che più, ecco, così. Si vede? Sì. Non mi so dire perché non mi è piaciuto. Comunque la durata, bene o male, forse questa è inferiore agli altri, però... non lo so, forse il colore tende a sbiadire, non vi so dire. Ah, io ho sempre primer sotto, però questo non mi è piaciuto per niente. Questo colore è praticamente inesistente, il numero 03, il First Love. C'è o non c'è, è identico, ovvero non c'è, quindi non mi è piaciuto. Questo mi è piaciuto un po' di più di quello ottanio, il Blue Sky, però se devo dire la verità, insomma, anche di questo non sono rimasta proprio soddisfattissima. Lo vediamo in luce, lo vediamo un po' più meno luce. Insomma, non mi ha convinto molto. Questo, come l'altro, il numero 01,
anche questo non mi è piaciuto. C'è da dire che io amo questi colori, io ho tantissimi colori così, in crema, in polvere, compatti, in ogni modo. Però non lo so, se vi devo dire la verità, non mi ha convinto. Eccolo qui. E poi vi faccio vedere l'ultimo, su cui non vi do giudizio perché non l'ho provato, avendo provato 2, 4, 6, 8 ombretti di fila in una settimana, ho detto basta, anche se questo a vederlo sembra spettacolare, però fra il dire e il mare, insomma, fra il dire e il fare c'è in mezzo il mare. Eccolo qua. Non vi so dire, questo è il numero 2, lo proverò. Della gamma usciranno altri 3 colori della linea permanente primavera estate, li ho già acquistati, ne ho provato uno, gli altri 2 li devo provare, però una volta provati tutti vi farò sapere. Che dire di questa linea? Mi è piaciucchiata, diciamo così, perché comunque i 3 marroni mi sono piaciuti, il grigio e nero per lo smoky mi è piaciuto tantissimo, gli altri vedremo come usarli. E questo è tutto ragazzi, questi erano gli ombretti 3D della Essence, li riprendiamo, eccoli qui, e ci vediamo al prossimo video, ciao! Ciao ragazze, bentornate, un nuovo video. Allora, oggi vi parlo della palette della Sleek, la, diciamo al momento l'ultima uscita, ma a giorni ne uscirà un'altra. Questa si chiama Garden of Eden.